Grazie, benvenuti in questa nuova recensione. Niente, ieri sono usciti tanti film sulle varie piattaforme. Su Netflix è uscito Il morso del coniglio, che ho portato anche la recensione. Se vi va di recuperarle, mi fa soltanto che piacere, così ci possiamo fare anche una discussione un po' lì. E non mi è piaciuto Il morso del coniglio perché è un film ormai che trita ritrita lo stesso genere e usa lo stesso stilema che si sta usando negli ultimi 10 anni dopo Babadook e mi ha rotto il cazzo. Poi è uscito questo su Amazon, ovvero Riposo Forzato, che titolo originale è Bed Rest, e poi è uscito anche su Rai Play un altro film horror che ha tradotto in italiano la Rai, che è della Blumhouse. Non mi sto ricordando in questo momento il nome, non mi sto ricordando il nome perché lo devo ancora vedere. Se qualcuno l'ha visto, l'hanno fatto ieri sera, se non mi sbaglio, su Rai 4. Se qualcuno sa qualcosa, me lo scrive qua sotto nei commenti. Ma oggi parliamo di questo Bed Rest, riposo forzato. Che la cosa forzata è stata per me la visione di questo film, perché si ritorna sempre gli stessi stilemi. Si ritorna alla solita trama, si ritorna sempre con questi cazzi di trasferimenti che ci hanno anche rotto il cazzo, si ritorna sempre riguardando a bambini, gravidanze, tutte queste cose qui che ci hanno anche rotto i coglioni, e io non le sopporto più, vi giuro, non le reggo più. Può piacere questo film per chi non ha mai visto film nella vita sua o non ha visto tutti questi film che sono legati sempre da questa solita trama. La nostra regia Katia, però la mia ragazza, l'ha apprezzato, si è emozionata, forse anche perché lei è madre, forse perché è riuscita a legarsi più al personaggio femminile, io forse perché non riesco, ma non penso, non è perché non riesco a rimanere incinto io, allora non posso empatizzare col personaggio, perché quanti film io ho empatizzato con la protagonista per varie situazioni, anche riguardando i figli. Questo proprio non mi ha dato niente. Abbiamo come protagonista Melissa Barrera, che è diventata famosa entrando, no, nel franchising di Scream, da Scream 5, e anche ha fatto Scream 6, che là viene, diciamo, affiancata da Jenna Ortega. Qua l'ho vista un po' più che ha cercato di metterci il suo. Cioè, ce l'ha messa tutta per dare spessore al film, a dare emozione, diciamo, allo spettatore. Diciamo che in Scream, beh, tu non hai visto Scream 6, quindi non puoi sapere il personaggio, lei No, come però si è mi è voluta. piaciuto di più Ma non sai come l'idea. si è voluta nel 6. Non Se ho posso. visto che tu sei la No, bagnata. non lo sai. Però dico, se Sì, lei. ma qua mi è piaciuta più, per me era più bellissima, un po' più materna, più donna, Sì, capisci? no, io parlo anche della recitazione, sto Ah, parlando vabbè, io parlo, non quello. Io posso parlare solo di visivo, di a vedere e basta. Non so come recitare gli studi, io parlo solo di questo. io. Si è impegnata nella sua parte, si è, diciamo, cercato di studiare bene il suo personaggio. Tutti gli altri che ci stanno attorno sono tutti quanti dei cani. Il marito, a partire dal marito, alla donna che l'aiuterà, Infermiera. l'infermiera che fa anche lei cacare nero, forse sa recitare bene anche il gatto, insieme a Melissa, anche il gatto ci darei un premio perché recitava bene più di tutti gli altri attori. Ma partiamo dalla trama, parliamo, no? Come ho detto, si inizia con un trasferimento in una casa vecchia. Una casa che nasconde dei segreti. Quanti film avete visto così? Tanti, tanti, ecco. Il marito che nasconde dei segreti, che lui sa qualcosa in più di questa casa, ma non glielo vuole dire perché la moglie gli è piaciuta la casa, lui l'ha pagata poco. Tutte queste solite cose già viste, strariviste, che hanno anche scassato la minchia. Basta, sembri il marito, no, furbacchione che per far contenta la moglie, che poi veramente lui fa contenta a se stesso e che dice risparmio una coglione, è pure contenta.
ci spendo qualche soldo a ristrutturare e tanti saluti. Quindi cerca di strutturarla e come ho detto ci sono vari segreti. Scopriamo che lei ha avuto, è nato suo figlio morto, e ora è di nuovo incinta, sperando che non accada una cosa del genere, di nuovo che non si ripeta, e inizia ad avvertire e vedere cose un po' strane, come un bambino di 4-5 anni che si aggira per casa, strani rumori, macchinine che camminano sopra il tetto proprio dentro la stanza, proprio lei vede le macchinine che camminano, o dei piedi di bambini, oppure qualche jumpscare qua e là. Ma alla fine non c'è davvero una minaccia presente durante tutto il film. Cioè, non, dopo che lei viene spaventata da tutte queste cose, il massimo che è finita in ospedale, e gli dicono, oh, da qui proprio l'incipit del film, ovvero riposo forzato, ovvero che la placenta si è distaccata un po' dal bambino. Quindi se la placenta si dovrebbe distaccare completamente, c'è il pericolo che potrebbe nascere prematuro. Quindi gli dicono, deve fare questo riposo e stare a letto per 2 mesi, si depila di sforzi, né di stress, eccetera. Poi là invece si inizierà a stressare perché vedrà cose strane dentro casa, quindi dovrebbe nascere prematuro a questo punto. Se questa qua si stressa, se fa, dovrebbe nascere, no, invece riesce ad arrivare fino al giorno proprio che hanno, cioè proprio stabilito, proprio nasce proprio il giorno stabilito dei dottori. Cosa impossibile, cioè non è una torta, ecco, che il giorno stabilito allora dovrebbe nascere. Vabbè, lasciamo perdere. Quindi, voi sentirete, cioè la ricercate che parla da lontano mia ragazza, ma sicuramente non la sentirete perché non può gridare, che c'ha il bambino, il nostro figlio abbracciato, quindi non può gridare. Quindi mi dispiace se vi potreste, no, dire, ah, ma cosa sta dicendo? Non la potete, io neanche io faccio difficoltà a sentirla, quindi non, casomai ve lo scrive un po' il suo Quindi parere può a ricercare. capitare che partorisce al giorno della Ah, può stabilità. capitare, ha detto, può capitare che è il giorno stabilito, ma a noi non è stato così. E niente, il film, io ho detto, no, 90 minuti che devono assistere questi 2 mesi di lei che sta a riposo, quindi non so, si vede la televisione, si fa le unghie, e nel frattempo no, succedono questi piccoli inconvenienti, no, che succedono dentro casa tra cose strane o meno. Il problema è che non funziona un cazzo. La regista qua, come si chiama, che povera Melissa, anche lei tra i produttori, lei avrebbe potuto dire, scusate, Lori Evans Taylor, forse stiamo facendo un film che può annoiare lo spettatore, ovvero si può rompere il cazzo perché vede delle cose che ha già visto in altri 2000 film. Perché è tutto già visto, perché sappiamo benissimo che questa entità, qualsiasi cosa, non vuole lei, ma vuole il bambino. O bambina che sia, sappiamo benissimo che non accadrà nulla fin quando non si arriverà alla fine del film, perché ci dobbiamo solo rompere i coglioni perché dobbiamo arrivare a 90 minuti, sennò dovrebbe diventare un cortometraggio. Si sa benissimo che quel bambino lì non è lui il cattivo, ma benissimo è quello là che la sta avvisando tutto il tempo che qualcuno gli vuole fare del male. Lei è così intelligente che pensa che l'infermiera che la sta aiutando in casa, che pensa, siccome lei ha avuto problemi, che ha perso un bambino, più di un bambino, ed è anche tedesca, quella pensa, cazzo, vuol dire allora che è una merda. Cioè, ma che cazzo di ragionamento è? Cioè, non è perché quella è tedesca, ci cioè, ha No, perso i non c'entra bambini, niente che e tedesca. quella veramente Non pensa. c'entra niente che tedesca. Non fare lo No, stupido. no, nel Cioè, tanto senso. perché ha No, perso più di no, un bambino, l'ha io sto pensato facendo una così. cosa verita, nel senso che quella pensa chissà che cosa qua, che cosa Sì, ma faceva, se faceva tu ti parte dell'SS. Forse questa pensava quindi niente, c'è questa cosa qui che io proprio ho detto, bah, vabbè, dice, il bambino dice, ma chi? E il bambino non lo dice, arriverà, arriverà, a pezzo di merda, spiegate, perché prende, cercano di portare lo spettatore fino alla fine del film, proprio ti deve, proprio i coglioni te li devi trasportare tu fino alla fine del film, ti devi per portare i capire coglioni tutto. per capire tutto, perché poi non hai capito un cazzo, perché alla fine è la solita cosa che già visto e strevisto, che ha anche rotto i coglioni, che sembra la stessa trama della Llorona, prende, con attori che sanno recitare un po' meglio, solo questo. E con meno CGI, perché la Llorona era tutta CGI, faceva pure schifo, orribile.
peggio la Llorona che questo qui. Cosa vi devo dire? Allora, la fotografia ormai, da come ho capito, sono tutti bravi a chiamarlo un direttore di fotografia decente, mi sono accorto, perché la fotografia la salvo. La recitazione salvo, vi ho detto, la recitazione del gatto di Melissa Barrera. La regia è più moscia che mai. Il montaggio, anche quello, è una musceria incredibile. Le musiche neanche danno enfasi a dei momenti chiave. Anzi, ti rompi solo il cazzo. Verso la fine un po' si va a salvare perché cerca un po', diciamo, ho fatto cacà per 90, 90, 85 minuti. Cerchiamo negli ultimi 5 minuti di prenderci un po' la simpatia del pubblico. E siccome io non mi faccio infinocchiare, io ho fatto un dito medio nello schermo, ho detto andate a fare in culo. Perché se io mi devo andare a dire che è un bel film soltanto perché infatti questo film, questo finale strappalacrime, allora devi andare a fare in culo sia Lori Evans Taylor, chi l'ha scritto, e anche la nostra, mi dispiace, Melissa Barrera, che ha prodotto questa porcheria. E io vorrei anche parlare degli spoiler, è anche inutile parlarne, anche forse vi farei anche un favore, farvi spoiler, che vi risparmierei questa minchiatona. Poi fatemi sapere voi la vostra, diciamo, sa Ivan, hai sbagliato, a me piace, mi sono divertito. Ognuno ha i suoi gusti, come dico sempre. Io per vedermi un buon film devo andarmi a vedere i film col dottor Drago, devo vedere i film di Mario Bava, non lo so, Lucio Quello Fulci. dite? Ma chi è te? Mario Bava non c'era No, niente quello là perché è vecchio. nel. Io Ma non quando ho c'entra visto niente. quando Ma siamo un Drago bel dice. film. Io vi consiglio di andare a recuperare la recensione del dottor Drago, Tre volte della i tre volte paura. da paura. Perdonami che sono proprio incazzato. I tre volte da paura che merita tantissimo e merita più di sto film Non è vero, che è quello che è carino. vecchio 60 anni. Ora partiamo con gli spoiler. Come ho detto, c'è questa minaccia, c'è questa cosa, no, che incombe, non gli fa del male, giustamente perché è aspetta il momento giusto, che sta finendo il film e anche sta per nascere la creatura. Il fatto che quando si palesa mi veniva da ridere, cioè si presenta questa qua con una sottoveste. Con questo. Che cazzo era? L'ha tolto al marito. Sì, tipo Woman in No, Black. che Woman in Black. Woman in Black c'aveva qualcosa. Questa viene una vestaglia The Wish, di 7,50 € l'ha comprata. Manco Viene con cerchio questa nero. vestaglia, prendete. Ma c'ha questa vestaglia che prima di andare a letto, quelle ciabatte, le pantofole. Ma io posso avere paura? Ci faceva una pernacchia quando la vedevo questa qui. Con i capelli tutti quanti che non si è fatto lo shampoo. Oliati, sporchi. I denti, no, che sembra Ma che. è una morta, ma come deve stare? Ma non è vero, sembra una tossica. Ma che è morta? È morta, i tossici sono morti. Questa sembra una. Ma perché i tossici non sembrano Ho cadaveri? capito, questa sembra che c'è fumata 7 pacchetti di sigarette. Sembra che sta andando in tabaccheria a farsi anche 2-3 gratta e vinci. E io dovrei avere paura di sta merda. Ma vaffanculo. E alla Oh, fine. comunque il film a me è piaciuto, carino, commovente e tutto. Fine, è inutile che se vuoi facciamo il pignolo. Io non so No, pignolo. mazza no, invece sì, vuoi facciamo il pignolo. Vista minchia. Ah, per non dire Vabbè. altro. Questo lo dice lei. No, è così. Vabbè. Vabbè, io dico, non lo so, soprattutto alle donne, è carino, certo, all'inizio, se volete splatter, tutte queste Ma non è cacate. splat. No, 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 Ma io non c'entra parlo niente. Noi stiamo di. parlando del fatto che io. Io parlo se volete più emozione ancora, ancora di più, tutto casino, come dice lui che ci deve stare quelle cose, non è per voi. Però io dico alle donne lo consiglio soprattutto perché è molto dolce, bello, Ma non c'è niente, commovente. allora scusami, perdona, perché ogni volta tu non capisci il mio discorso. Allora fragile che non si vede un cazzo. È strutturato bene, non c'entra Sì, niente, lo so, forse tu non capisci quello un. fa. Non Sì, io capisci sto quello che io dicendo voglio questo, non è dire. proprio da Ma buttare. tu vuoi mettere Questo vuoi. questo qua con No, fragile? questo non scherziamo. Fragile è il mio E allora preferito, sai lo benissimo sai. che è una merda. Perché No, se tu. allora una Allora. merda no, non lo buttiamo proprio, dai però, che lo Ma buttiamo a perché ti fa? piace Melissa Barrera? C'è È qualcosa. stata bravissima, io ti È ho detto stata mi piace bravissima. più così Ma che in Scream. non è perché è bravissima un'attrice, tu devi allora premiare tutti i film. No, Io no, no, non ho detto questo. premio il Allora, gatto io in detto per lei. generale mi è piaciuto, Basta. allora non ha dato chissà che quella cosa, però, ma come si dice, è vedibile, come si dice così, è vedibile Forse perché per me. non hai visto tutti i film che somigliano a questo qua. No, sì, E invece, lei me prendi. l'ha No, fatto no, tanti te ne vedere. sei persi proprio. E all'epoca, tanto All'epoca, quando allora noi non fammeli ci conosciamo. vedere, tanto non mi Ma mi rompi i stancheranno. coglioni, ma non c'è, mi rompi il cazzo Ma con vedere perché quei tu, perché nuovi. siccome tu sei una persona come tanti, appunto, che criticano e riescono a capire meglio i film, per me è vedibile, può andare. Ognuno.
Fatemi solo un po' se siete d'accordo con la legge Calda o siete d'accordo con me. E così inizierà la faida. Io vi invito a iscrivervi al canale, a lasciare mi piace. Ci vediamo prossimo video, sperando che quel film su Replay non sia una cazzata. Perché io già mi sono anche rotto i coglioni di vedere ste puttanate e mi sono anche rotto le palle di perdere tempo. Però sono contento che avendo il canale YouTube non è proprio una perdita di tempo, perché io sono qua anche a portarvi le recensioni, a salvarvi. Quindi attivate la campanellina così non vi perdete nessun video e non vi perderete neanche la recensione del film di Rai Play, che io non mi sto manco come cazzo si ricorda. Mi ricordo soltanto che è stato prodotto da Blumhouse. Di solito Blumhouse porta cose belle, certe volte va a produrre munnezza. Speriamo che questo qua sia l'eccezione, come tanti, ovvero che sia un film valido. Ci vediamo alla prossima. Ciao!